tutta gente buona e brava. Vabbè, mi farà sentire un gran portento. Ed anche della sorte, se la sorte è molto dura, bisogna che sa fa bella figura. Parliamo un po' di tutta questa situazione ingarbugliata di quello che si racconta, che io posso raccontare ma non dico niente, perché è pericoloso parlare oggi di politica, di politici, di argomenti. Noi non ne parliamo, allora io ne parliamo. Di polenta, polentone. Mi sembra giusto un gran ringraziamento di farlo proprio a voi tutti quanti. E di cuore vi dico sono contento. E veramente dobbiamo ringraziare i santi. Bisogna portare avanti l'argomento. Ma lo sai che io mi porto anche gli amanti. Io Sagildo ci penso qui da mesi di venire a parlare, a cantare Pelucchesi. E allora qui lo dico con erbiteri. Si dice qui per dire grazie a tutti. Io spero che voi tutti non siate contesi. Se noi siamo rimasti alla piaciuti. Andiamo avanti se vogliamo, si permetti. Si è dato il meglio qui dei nostri frutti. E allora, sai che cosa faccio? Mi faccio i cerini accesi. E allora se poi li butto nel fienile vedrai che fuoco e siamo tutti scappati nel fienile. Forse ne abbiamo avuto un grande stile, a questi amici vi chiedo perdono, io ve lo dico con un modo umile, a far di meglio di così non sono buono. C'era questo posto di cortile, a malincuore tutti e vi abbandono e vi saluto con un semplice gesto, grazie di cuore, arrivederci a presto. E allora voglio continuare nel contesto, siamo qui il 13 d'agosto, due giorni prima, e sì, lo confesso, è vicino a Ferragosto. E allora voi dovete venirci ad ogni costo. Quel che costa. Vabbè, si chiude così Mauro. Grazie, oppure, oppure si lascia la scia. No, anche perché prima veramente la gente può andare via. Se invece volete rimanere.